provo a uscire. Non è caldo, eh? Però il sole è caldo, che bello! Anche oggi c'è vento. Tornata a casa dal lavoro ho iniziato ad avere un mal di testa, di quelli proprio forti, quelli sulla fronte, naso, nuca. Uno di quei mal di testa lì. Preso un Oki, mangiato, mi era passato. Tempo 10 minuti, un quarto d'ora, tornato. E il vento, meno forte di prima, perché prima mi faceva tanto male. Adesso un po' meno, ma è così. Comunque ho messo su questa maglia, l'avete vista anche nel video di Jesolo. È un po' grande, nel senso che ho preso una taglia grande perché non c'erano quelle più piccole, però secondo me è molto meglio perché mi stringe meno sulla pancia. Comunque è bella, è fatta così. È un po' grande, sì. È decisamente grande. Andiamo verso Belluno, verso il dentista. Ci vediamo più tardi. Ecco qua, acquistini Tigotà per un totale di 17 euro e non mi ricordo. Ho preso la solita tinta, che è questa, ma non mi viene più così chiara, non so, sono cambiati i capelli. Poi lo svelto per i piatti. La carta igienica alla Regina, perché qui era 3, era 3,75 invece che 3,99 che costa da me. La tinta 6,95. Ah, ho preso il tagliaunghie 1,99. Il dentifricio per Franz non l'ho mai comprato quello. Oh, 2,99 era in offerta. E basta, non ho comprato praticamente nient'altro. Questo è. Adesso penso a dove andare. Avevo già la retromarcia inserita. Intanto meglio che esca da questo parcheggio. Del fatto, adesso Aldi, vado a vedere che cosa c'è. Vi sto anche registrando, ma l'avrete già visto, vi sto registrando il video. Allora, devo fuggire, devo andare di corsissima. Sono appena uscita dall'Aldi, sono le 19:37, devo andare a prendere Franz perché è uscito da un po', solo che io stavo ancora facendo spesa. Quindi adesso devo uscire dall'Aldi. Vabbè, esco di qua. Ci vediamo dopo. 9:30 e Peppe è tutto un parlare. Eh? Cosa c'è? Che rompiballe sei, eh? Qui ho ancora la spesa da mettere via, ma ho preferito andare subito a darmi una lavata perché ne avevo necessità. Mi metto a sistemare la spesa e devo anche cenare perché altrimenti non sopravvivo. Tinta. In corso, finalmente. Almeno poi saranno tutti in ordine. Ed ecco con la piega. Il problema è che qui io ce li ho spezzati, questa lunghezza qua dietro, dietro la testa, sono tutti spezzati. Qua sono corti, corti, corti. Questo è il colore. Qua sono più corti rispetto a qua dietro, qua sono troppo lunghi. Dovrei sistemarmeli di nuovo. Vabbè. Comunque, questi sono i capelli. Ah, non vi ho aggiornati. Allora, l'intervento di Franza ieri è andato bene, solo che ieri sera aveva male. Credo abbia dormito malissimo. E niente, adesso sta riposando. Praticamente da quando è arrivato a casa si è messo a dormire. E penso stia ancora dormendo anche adesso. E quindi adesso me ne vado così può riposare. Che non sente più rumori perché io faccio sempre qualcosa in casa, non sto mai ferma. Quindi adesso lo lascio riposare. Che bello, un bel pomeriggio alla fine, proprio bello. Bene, ci sentiamo, ci vediamo più tardi, credo, non ne sono sicura. Intanto mi do una mossa e me ne vado.
Dunque, è un sabato pomeriggio, sto rosicchiando, infatti avrò i denti pieni, cornflakes, quelli che vi ho fatto vedere nel video spesa. In realtà non mi piacciono, nel senso che, allora, sanno di mais, sì, si sente, sembra di mangiare croste di polenta senza sale, quindi sanno di mais. Però non è il gusto che mi ricordavo io dei cornflakes veri. Mi sono rifatta le unghiette, non ho fatto il video perché non era il caso oggi, non avevo voglia di registrare il video. Lo farò comunque prima o poi. Adesso mi manca da mettere l'olio per le cuticole e poi basta. Le ho sistemate, le ho lasciate nude, normali, senza niente. È a posto così. Spero che questa volta mi durino un po' di più. Non lo so. Comunque c'è un bel sole fuori. Ha fatto un po' un misto, nuvolo sole, nuvolo sole, nuvolo sole. Adesso c'è il sole, Franza è giù che taglia legna. È un sabato pomeriggio un po' così. Cioè, io mi sono fatta le mie cose in casa, poi ho fatto le unghie che dovevo fare da un po'. E dai, alla fine ho concluso qualcosa. Non è che non abbia proprio fatto niente da quando sono arrivata a casa. E quindi sono soddisfatta. Ho qualcosa da farvi vedere? No, perché l'avrete già visto. Beh, il cestino nuovo in bagno l'avete già visto perché l'avete visto nel video spesa. Quindi questo l'avete già visto. In realtà altre cose nuove non ce ne sono. Cioè, ho fatto un acquisto nuovo. Lo vedrete magari in un video, in un vlog e poi in un video a parte probabilmente. Non è una collaborazione, ho fatto proprio un acquisto io. Non mi regalano niente, quindi devo comprarmi tutto con i miei soldi. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso perché è da anni che ve lo faccio. Mi sono comprata una cosa utilissima in casa, soprattutto qui in questo maledetto appartamento, però non vi svelo niente per il momento. Lo vedrete in un vlog, assolutamente. Sei pronto per la cena, vero? Vieni a mangiare. Dai, vieni a mangiare. Un buongiorno, ancora tutta come mi sono alzata. Sto preriscaldando la friggitrice, si sente? No, non si sente. Ho trovato, perché stavo cercando il telo per quello trasparente per pitturare, no? Per proteggere. Perché devo mettere il prodotto per la muffa di là in bagno, su tutto il soffitto, paretine, eccetera. E ho ritrovato questo Tony, che era quello che usavo quando lavoravo da un fabbro a Cortina. Ecco, questo era il mio Tony che usavo andare a lavorare. Anzi, ce l'avevo lì al lavoro perché mi cambiavo lì. E mi cambiavo, mi mettevo questo sopra semplicemente. E l'ho ritrovato adesso e ho detto mi era grande una volta, adesso credo mi sia piccolo perché sono ingrassata, quindi credo sia o giusto giusto o piccolo. Ma dopo lo provo perché sono proprio curiosa. Sono curiosa di vedere se mi va ancora bene o meno. Perché se mi dovesse andare bene potrei utilizzarlo quando siamo di fuori a fare qualcosa. Ma non credo mi vada. Vabbè, c'è anche l'elastico qua. Forse mi va proprio stretto, stretto, stretto. Forse è proprio stretto, stretto, perché proprio giusto, giusto. E se no lo butto, sì, non me ne faccio niente. Ecco, si è preriscaldata. Poi, siccome non avevo più trovato il prodotto, quello che usavo di solito per disinfettare l'apparecchio, la mascherina, ho preso il Polident, che è quello per le dentiere. Ma sapete che sa di menta? Ha un buon profumo. È tutto che frizza praticamente. L'apparecchio, sta pulendo. Ottimo. E l'apparecchio, io lo chiamo l'apparecchio perché quelle mascherine si possono anche usare per spostare un po' i denti. Per cui è come fosse un apparecchio. Altra cosa che può interessare le bionde come me, bionde scure come me, ricordiamoci tutti che questa è una tinta, io sono un po' più scura. Per le sopracciglia io uso questa matita,
che non è una matita, no, questo prodotto di Essence che ormai si sta cancellando, vi giro l'inquadratura. Questo prodotto qui, Brow Pomade, non è waterproof, non è long lasting, non tanto, insomma, vabbè, comunque dai. Non è waterproof questo. Sì, se vi cade un po' di acqua addosso non succede niente, ma se andate ad asciugare si tira via tutto, quindi non è proprio così resistente, ecco. Però è questo. Da questa parte c'è il colore in questo tappino e di qua c'è il pennello. E della stessa linea, oh signor. Altrimenti c'è anche questa matita Essence Super Last 24 ore, marrone freddo. E questa è adatta a me, marrone, no biondo, marrone. La colorazione del Brow Pomade 03. Quindi, ecco, è sempre brown. Anche questo è un marrone. Non so se riesco a farvi vedere l'interno. Non riuscirò mai, vero? Ditemelo. Beh, comunque è marrone come il tappo, dai. You know just what you do to me. Play my emotions like a